Buonasera dalla redazione, le notizie dalle vallate, iniziamo dal Casentino. Un incidente stamattina in Viale Michelangelo a Bibbiena, una donna di 68 anni che transitava sulle strisce pedonali è stata investita da un'auto di passaggio. Sul posto l'automedica del Casentino, un'ambulanza della Misericordia di Bibbiena e i carabinieri per i rilievi di legge. La donna ha subito vari traumi ed è stata portata all'ospedale di Bibbiena in codice giallo. Troppe carenze all'ospedale del Casentino, così sull'argomento un'interrogazione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. La questione del personale nell'ospedale del Casentino torna di nuovo sui banchi del Consiglio regionale. Il vicepresidente ed esponente della Lega, Marco Casucci, ha presentato una nuova interrogazione, nella quale mette in evidenza alcune problematiche, peraltro già sollevate in altre occasioni. L'esponente leghista pone l'accento soprattutto sulla carenza di personale. Sono seriamente preoccupato sullo stato di cose. Ora sappiamo che sta per essere chiusa il reparto Covid, le cure intermedie Covid-19 all'interno dell'ospedale. Dovrebbe essere a fine mese e noi chiediamo che possa ritornare lo stato iniziale dei reparti di chirurgia e di medicina. In medicina siamo seriamente preoccupati perché sappiamo che il personale è carente. Il personale medico in particolare dopo che c'è stato un altro pensionamento a fine febbraio. Il pensiero poi va al futuro pensionamento del primario di chirurgia e noi chiediamo con la nostra interrogazione se per chirurgia rimanga l'unità operativa complessa oppure ci sia un'unità operativa semplice. Noi chiediamo che rimanga tutto così come è, anzi l'ospedale possa essere veramente potenziato. Rimangono poi tutta una serie di lacune che devono essere colmate. Le carenze per quanto riguarda il logopedista, ma anche la neuropsichiatria infantile, sono anni che sto mettendo in evidenza la carenza di questi servizi. Noi lo diciamo forte e chiaro, l'ospedale del Casentino deve essere difeso, deve essere potenziato perché il Casentino merita una sanità veramente eccellente. Anche il Club Service di San Sepolcro promuove l'evento Lions in piazza, prevenzione sanitaria gratuita. L'appuntamento per domenica prossima nella centralissima piazza Torre di Berta dalle 10 alle 18 in collaborazione con il Comitato Locale della Croce Rossa, Misericordia e Avis sarà possibile avere dei servizi sanitari gratuiti, ovvero sia cardiologia, densitometria, diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria e pediatria. Un appuntamento importante che si ripete ogni anno in Valtiberina grazie ai Lions Club di San Sepolcro. E rimaniamo a San Sepolcro per un'iniziativa molto interessante, quella della giornata dei musei che è stata fatta anche a San Sepolcro. Vediamo il servizio. Dal 1977 è stata istituita la giornata internazionale dei musei. Anche San Sepolcro ha partecipato a questa giornata internazionale con una serie di iniziative. Sentiamo com'è andata con la direttrice del Museo Civico, Maria Cristina Giambagli. Hai come dal 1977 che organizza questa giornata proprio per promuovere il valore dei musei e soprattutto l'importanza che hanno nel contesto sociale in termini di educazione. Questo è il tema che abbiamo voluto scegliere tra i tre, quello della sostenibilità, digitalizzazione, abbiamo voluto scegliere quello dell'educazione perché riteniamo che educazione in senso lato con la cultura abbia una stretta connessione. Quindi il potere dei musei, questo è il tema di questo anno, è il potere di far evolvere le società, le comunità attraverso i capolavori che il museo preserva e noi abbiamo voluto organizzare un qualcosa di particolare anche in connessione con la mostra che è in questo momento in atto e che, come sapete, insomma, espone delle opere di nostri concittadini e quindi questa sera però sulla scia di questa mostra abbiamo voluto mettere insieme più arti, per cui troverete le ragazze di Teramis che con le coreografie di Arianna Volpe eseguiranno dei balletti consoni diciamo al tema, in più il maestro Fiorucci con delle musiche ad hoc accompagnerà le loro danze. È ormai pronto il nuovo organo che campeggia nel santuario della Madonna del Carmine. Sabato alle 17.30, prima messa celebrata dal Vescovo Riccardo, a seguire il concerto diretto dal maestro Fagiani. L'organo è un Pichi Pintus 430 Opus e proviene dal Duomo di Arezzo.
stata presentata la 65esima edizione del Palio dei Somari a Torrita. L'evento prende il via sabato. Dalle 21 al 29 maggio, Torrita di Siena torna a rivivere la magia del Palio dei Somari. Dopo l'edizione del 2020 saltata, quella del 2021 svoltasi a settembre, quest'anno la manifestazione si svolge a maggio. I motori sono già caldi e l'entusiasmo alle stelle. Credo di poter dire che i torritesi ora sono belli carichi, insomma, io sinceramente sì, molto, perché non vedo l'ora di, dopo 3 anni, di riuscire a riprendere un po' il filo di tutto quello che si era fatto come programma e come costruzione di programma. Ovviamente proveremo a scrollare di dosso la ruggine e vedere che non ci siano inconvenienti di percorso, ma insomma, ecco, 3 anni sono pochi per una tradizione lunga come la nostra, ma sono tanti per un paesino piccolo come noi, e quindi chiaramente dobbiamo sperare che tutto si riallini nel giusto modo. L'evento partirà questo weekend. Partiremo sempre con le classiche taverne. Nell'ambito del programma delle taverne avremo tanti interventi ed eventi collaterali, dal mercatino della Nencia, che quest'anno nel giorno della domenica sarà arricchito dal mercato delle arti. Ci sarà il classico Somarando, l'evento clou, quello che aprirà il tutto come sempre sarà l'estrazione, quindi l'abbinamento delle batterie di corsa e l'ordine di sfilata per il palio. Il Palio dei Somari si concluderà il prossimo fine settimana. Sabato 28 è in programma la gara tra sbandieratori e tamburini e domenica 29 la corsa. Dalle 21 alle 7 del mattino, da oggi fino al 31 dicembre di quest'anno, è in vigore un'ordinanza del sindaco di Castiglione Fiorentino che riguarda il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere, in lattina o in altro contenitore chiuso, all'interno del Palazzetto dello Sport Fabrizio Meoni. Il provvedimento ha validità durante tutti gli eventi sportivi, nelle 2 ore antecedenti e dell'inizio dell'evento fino al termine dello stesso. La volontà è quella di adottare tutte le misure necessarie a contrastare efficacemente le cause del pericolo per la sicurezza e anche quelle di degrado, così la dichiarazione dell'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani. Sono passati 80 anni da quando a Montevarchi fu conferito con regio decreto il titolo di città. Vediamo il servizio. Sono passati 80 anni da allora. Il 18 maggio del 1942 il re Vittorio Emanuele III, con regio decreto, riconobbe il titolo di città a Montevarchi. Un momento importante dunque che l'amministrazione comunale ha deciso di celebrare in collaborazione con tante associazioni, enti, persone del territorio, con una serie di eventi che si concluderanno sabato 28 maggio. È giusto festeggiare la nostra città proprio perché nel 1942 ha ricevuto questo importante riconoscimento, proprio perché già allora, oltre ad essere una realtà molto popolosa, era simbolo di cultura, di arte, ma anche di sviluppo imprenditoriale. E queste sono le caratteristiche che ancora oggi portano avanti la nostra città con orgoglio e con soddisfazione. Quindi mi sembra doveroso dover festeggiare queste importanti 80 candeline, un riconoscimento ad un paese, ad una comunità intera che ha nel DNA l'imprenditorialità, il senso del sacrificio, dell'impegno, ma anche la lungimiranza nel cercare di generazione in generazione di portare avanti le attività produttive, le imprese, piccole e medie imprese del nostro territorio e di stare sempre a passo con i tempi. Non possiamo che essere particolarmente orgogliose e sarà importante con questi giorni di celebrazione rendere omaggio alla nostra città e riscoprire e rafforzare ancora di più con questo importante anniversario il nostro senso di appartenenza. Un programma denso di iniziative che avranno il suo momento clou sabato 21 maggio. Una serie di eventi che rendano omaggio alla città. È importante il coinvolgimento di tutte le associazioni, veramente tutte, il coinvolgimento delle scuole, per cui dicevamo un calendario denso e ricco di appuntamenti e che trova il suo clou proprio in sabato 21 con l'esibizione dei paracadutisti acrobatici. Proseguono secondo programma i lavori della Galleria dei Poggi, che si trova nel comune di Castelfranco Pian di Scò. La riapertura è prevista per la fine di giugno, con galleria consolidata, asfalto rifatto, le segnalazioni e l'illuminazione completate. Il termine dei lavori, salvo imprevisti, sarà rispettato e permetterà quindi di rispettare il transito con la massima regolarità. L'agricoltura che fa bene alla salute e all'ambiente, idee proposte per sostenere piccole e medie imprese agricole e rigenerare i territori rurali. Questo è il titolo del convegno in programma sabato prossimo, 21 maggio alle 16.30, al chiostro dell'Abbazia di Badia a Ruoti.
Comune di Bucine. L'organizza l'Associazione per la Val d'Ambra con il patrocinio del Comune di Bucine, Provincia di Arezzo e Camera di Commercio. È la prima volta, dopo la pandemia e il lancio del PNRR, che si parla dei Val d'Arno in agricoltura come protagonista della trasformazione ecologica. E questa era l'ultima notizia di questo notiziario dedicato alle vallate. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento su Teletruria.